Appuntamento davanti alla vecchia stazione ferroviaria di Tolmezzo con la guida Mario, che oggi mi porta dove? Buongiorno, oggi facciamo il primo pezzo delle ciclabili carniche, l'FVG8, e partiamo da Tolmezzo e andiamo su fino ad Arta Terme. Il percorso che facciamo oggi dovrebbe essere abbastanza semplice se fatto lungo la ciclabile. Ci sono asfalto, c'è un pochino di sterrato, ci sono due guadi, quindi questa bici che tu hai è perfetta per fare questo. Versatile, quindi sui due fondi. Puoi andare su tutti i fondi, è molto comoda. Oggi facciamo anche una cosa in più, andiamo su fino alla pieve di San Pietro e quindi lì è un po' un attimino più impegnativo. Aggiungiamo quindi una variazione. Extra, sì. Tutta pista ciclabile, com'è il percorso? È quasi tutta pista ciclabile, esattamente. Tra l'altro noi ci fermiamo ad Arta Terme, però il progetto è quello di proseguire con questa ciclovia. Già certi pezzi sono stati completati, attualmente si arriva circa fino a Paluzza e c'è un ulteriore progetto della regione di fare un sistema di trasporto intermodale, probabilmente con bus, che porta su fino a Passo Montecroce Carnico per andare ad agganciarsi con le ciclabili della Carinzia e quindi si può riconnettersi poi entrando fino a Tarvisio e rientrando in Italia con un giro di più giorni, magari un'idea. Intanto noi oggi andiamo alla scoperta di questa prima parte di campo. Vedete uno dei pezzi forti del Museo di Zuglio che ci racconta tante storie, questa in particolare quella di una casa, di una domus romana, giusto? Una domus romana rinvenuta qui a Zuglio per la prima volta in realtà nel 1874 e poi riscavata nel 1940 e nel 2010. Si tratta di uno straordinario pavimento musivo con iscrizione, direi un esemplare unico in Friuli Venezia Giulia, che decorava la sala da pranzo, una sala sontuosa appartenente, come dicevamo, ad una casa romana. È inserito all'interno delle collezioni del Museo Archeologico Iulium Carnicum, che è un museo archeologico a gestione comunale, aperto al pubblico nel 1995. Rappresenta, direi, un punto di riferimento non solo per la ricerca archeologica a Zuglio, ma per l'intero territorio carnico. Il percorso si sviluppa su due piani e accompagna il visitatore in un viaggio nel tempo che, partendo dalla preistoria, giunge fino all'epoca rinascimentale.
rinascimentale con particolare riferimento all'epoca romana. Vi si possono ammirare dei preziosi reperti rinvenuti durante numerose campagne di scavo che hanno interessato anche l'area del Foro Romano, che si trova proprio a breve distanza dal museo. Il Foro Romano ricorda a tutti coloro che arrivano qui a Zuglio l'importanza che questo piccolo comune della Carnia ha avuto in passato. L'abitato moderno che potete vedere sorge al di sopra dei resti di Iulium Carnicum, quella che fu una delle quattro città romane della regione fondata durante il proconsolato di Giulio Cesare fra il 58 e il 49 a.C. Controllava un territorio vastissimo che a sud giungeva alle porte di Tricesimo e ad occidente comprendeva l'area del Cadore. E il Foro Romano ne è una testimonianza visibile, ricalca proprio la forma del Foro Romano di Giulio Cesare a Roma ed è costituito da un'imponente piazza, una piazza di forma rettangolare chiusa a sud dalla Basilica Civile, quello che in realtà poteva essere il luogo adibito all'amministrazione della giustizia, il tribunale del periodo. A nord si possono ammirare i basamenti del podio dell'edificio templare, mentre tutti i restanti tre lati erano circondati da un'area porticata, di cui oggi rimane la scalinata e i basamenti delle colonne. Tutte le aree prative che potete vedere che circondano l'area del foro sono vincolate, in quanto le prime campagne di scavo iniziate nei primi anni del 1800 hanno permesso di riportare alla luce numerosi edifici pubblici e privati della città. Di fronte a noi sappiamo insistere un grande edificio che per le sue dimensioni dovrebbe rappresentare la curia, la sede del consiglio direttivo della città. Un po' più a nord, parti di alcuni ambienti riferibili al complesso termale. Un po' più a nord-est e a nord-ovest, invece dell'abitato, sono stati riportati alla luce altri edifici. Si tratta di domus romane, un edificio templare, delle basiliche paleocristiane, perché Zuglio è stata anche sede vescovile. L'area del foro è visibile normalmente dall'esterno, è possibile accedere alla parte interna contattando preventivamente il museo in occasione di visite di gruppi o scolaresche. Incantati dalla storia di questi luoghi, deviamo dalla ciclabile verso la pieve matrice di Zuglio. La salita è ricompensata dalla vista, dal fascino e dal silenzio di questa chiesa, voluta nel 1312 dal patriarca di Aquileia. Nei secoli a venire vennero fatte numerose modifiche sull'iniziale impianto gotico, dando origine a un complesso asimmetrico molto interessante dal punto di vista architettonico. Da non perdere il bacio delle croci, un culto antichissimo di probabile origine medievale che si svolge ogni anno in occasione dell'ascensione. In questa giornata le croci custodite nelle varie vallate salgono a rendere omaggio, portate dai fedeli e arricchite da nastri colorati, alla chiesa madre della Carnia, inchinandosi al richiamo del parroco in un simbolico bacio. Uno stabilimento che offre benessere a 360 gradi, perché è una struttura che nasce storicamente come una struttura a vocazione sanitaria, quindi c'è tutta la parte delle cure con l'acqua termale, quindi fango, bagnoterapia e cure inalatorie, però poi nel tempo ha scoperto anche una vocazione di benessere inteso in senso più moderno, quindi benessere di corpo, spirito e anima, e quindi si è allargata
è cresciuta nel tempo, sono arrivate le piscine, è arrivato un reparto wellness con saune e idromassaggi e bagni turchi, e poi abbiamo completato questo quadro con il reparto di estetica, che offre trattamenti, i classici estetici, ma anche rilassanti, rigeneranti, proprio per così chiudere un po' il cerchio su quelle che sono le attività che un istituto termale deve offrire. Sauna finlandese, la biosauna, appunto il bagno turco, la doccia emozionale, il percorso Kneipp. Poi tra l'altro una cosa interessante è che abbiamo anche i maestri di sauna che fanno gli Aufguss all'interno delle nostre saune, quindi oltre a rilassarci si vive proprio un'esperienza all'interno delle nostre saune. Un'esperienza che vede una parte integrante in questo profumo di legno e in questo design particolare, molto carnico ma anche molto moderno. Assolutamente sì, assolutamente sì. Il progettista ha fatto un bel lavoro perché è riuscito a portare dentro quello che c'è fuori. E quindi è stato effettivamente molto bravo. Uno quando entra qui dentro, credo che il contatto con la natura lo avverte in molti modi, guardando fuori, vedendo il legno all'interno, e quindi il relax, il benessere effettivamente parte dal momento in cui si apre la porta. Quando si può beneficiare, quando si può usufruire di questi servizi? Allora, le terme sono sempre aperte, abbiamo chiuso soltanto il giorno di Natale, gli altri giorni è sempre possibile venire a trovarci. In particolare il reparto wellness, quindi sauna e idromassaggi, è aperto tutto il giorno, di fine settimana, nei festivi e in tutti i ponti, mentre in settimana mediamente apre alle 14. Poi ci sono giornate particolari in cui magari facciamo giornate di apertura dedicate, ed è carino perché ultimamente abbiamo preso l'abitudine di fare delle serate, quindi una o due volte al mese facciamo delle serate nell'area wellness con il maestro di sauna, e si arriva qui alle 8 e si rimane fino a mezzanotte a godersi un po' di relax. Nella località scelta anche dal poeta Giosuè Carducci nell'estate del 1885 finisce la nostra pedalata di oggi. Alla prossima, saluti e bici!